Povero sedano rapa, è così poco attraente che quasi nessuno lo compra. Ma oggi noi lo trasformeremo in qualcosa di bello e attraente. Queste due ricette vi faranno mangiare molto molto più volentieri il sedano rapa. Se queste due ricette sono di vostro gradimento, mettetemi un mi piace per favore e partiamo subito con la ricetta. Prendete un sedano rapa, lavatelo e privatelo della parte esterna. Per questa ricetta ci servono due bacchette da sushi oppure due cannucce in metallo. Ora dovete tagliare il sedano rapa a rondelle. Mi raccomando, le rondelle devono essere di uno spessore più grande delle cannucce o delle bacchette. Ma prima prendete le rondelle e cercate di dargli una forma un po' più regolare. Non preoccupatevi per gli scarti, perché con gli scarti faremo i burger. Adesso arriva la parte divertente. Allora, prendete i pezzettini di sedano rapa e posizionateli in mezzo alle bacchette. Ora fate dei tagli abbastanza dritti sulla parte superiore del sedano rapa e fermatevi quando la lama del coltello tocca le bacchette. La distanza tra i tagli deve essere piccola, di circa 2-3 mm. Ora girate questo pezzettino di sedano rapa e ripetete la stessa cosa, però in questo caso facendo dei tagli diagonali. Mi raccomando, fate molta attenzione a non tagliarvi le dita. E guardate che bella forma che assume. Non so chi sia stato a inventare questo taglio, ma penso che sia stato un genio. Forse sono stati i cinesi a inventarlo, non so di preciso, però mi piace tantissimo. Andate avanti così finché non finite tutte le fette del sedano rapa, a parte lo scarto ovviamente. A me sono uscite 5 fette. Ovviamente se non volete conferire proprio questa forma al sedano rapa, potete semplicemente tagliarlo a rondelle. A questo punto dobbiamo insaporire il nostro sedano rapa. Allora prendete 40 g di olio evo, un cucchiaino di paprika, uno spicchio d'aglio fresco tritato finemente, un po' di pepe nero, un cucchiaino di zenzero in polvere, mescolate bene da sciogliere tutti i grumi. A questo punto prendete il sedano rapa precedentemente salato e spennellatelo bene con questa specie di salsa da tutti i lati, mi raccomando, sia sotto che sopra. A questo punto possiamo mettere nel forno il sedano rapa. Allora, ragazzi, la cottura dipende da quanto sono spesse le fette del sedano rapa. Comunque, in genere bastano 25-30 minuti. Se volete ottenere un effetto croccante in superficie, potete mettere il forno in modalità ventilata gli ultimi 5-10 minuti. Ora invece prepariamo questi burger con gli scarti del sedano rapa. Se non avete gli scarti, vi basta prendere la metà di un sedano rapa. Tagliate a julienne mezza cipolla. Ora prendete i pezzi del sedano rapa e grattugiateli tutti quanti. Ora rosolate la cipolla tagliata per un paio di minuti in una pentola antiaderente con un filo d'olio d'oliva. Dopo 2-3 minuti aggiungete il sedano rapa grattugiato. Cuocere il sedano rapa mescolando spesso per circa 5-7 minuti o finché non diventa morbido. A metà cottura aggiungere un po' di sale. Ora prendete un vasetto di ceci cotti, sciacquateli e trasferiteli in un frullatore con la lama a S. Aggiungete il sedano rapa cotto, un cucchiaino di miscela curry, una manciata di prezzemolo, io ne avevo poco ma potete aggiungerne molto di più. A questo punto frullate, però mi raccomando fate delle pause perché non dovete frullare troppo. Ora dobbiamo formare i burger. Potete farlo manualmente oppure potete aiutarvi con un coppapasta. Una volta finito di fare i burger, spennellate con un po' di olio evo, così si forma una bella crosticina. Per quanto riguarda la cottura, potete cuocerli anche in padella, però io vi consiglio di cuocerli al forno perché appunto si forma una bella crosticina e dentro rimangono morbidi. In forno potete cuocerli per 15-20 minuti a 180 gradi. Ragazzi, io vi ringrazio veramente tanto se avete guardato il video fin qui e vi dico già che domenica prossima pubblicherò la ricetta della crema spalmabile al cioccolato.